Ragazzi e ciao ragazze, oggi nuovo video, questa volta non è Avon, ho voglia di chiacchierare. Prima di tutto, come potete notare, mi sono scuriti i capelli, non ho tinto ma ho usato sempre quelle maschere della Diretta, il colore cioccolato, che sopra il mio roscio biondo rossiccio è uscito fuori castano. Però è molto strano perché al sole sono di nuovo bionda. Vabbè, misteri delle maschere colorate. Comunque non volevo farmi la tinta perché non so come sto scura. È la prima volta che ho questo colore di capelli così scuro. Non lo so, mi ci devo ancora vedere, non capisco se mi piacciono. Comunque, bando alle ciance, di che cosa vi voglio parlare? Vi voglio parlare, da un bel po' di tempo che volevo fare questo video, ma non trovo mai il tempo, la voglia giusta, eccetera, eccetera. Vi volevo parlare della storia dei miei gatti. Come ho adottato i miei gattoni e come adottare un animale disabile. Allora, per chi non lo sapesse, io ho due gatti, un maschio e una femmina. Il maschio è Puzzo e la femmina è Diana. Li vedete spesso nei miei video, che spacchettamento e roba varia. Allora, io li ho adottati più o meno un anno e mezzo fa, già adulti. Allora, vi racconto prima la storia loro. Allora, una mia amica con la madre, quasi 5 anni fa, salvano una cucciolotta di gattino nero da un contadino che non gliene poteva fregare di meno. Questa gatta aveva già un'infezione agli occhi, era molto grave e non sono riuscita a salvargli la vista. Un occhio gliel'hanno levato, l'altro hanno provato a tenerlo perché il veterinario ha detto probabilmente potrebbe vederci, ma no, ci vede niente. Quindi è stato enormemente difficile trovare una casa per un gatto nero cieco. Non l'ha voluta nessuno per 4 anni. Che cretinata, ve lo posso dire, perché vi siete persi la cosa più bella del mondo. Vabbè, questa ragazza teneva questa gattina nella casa della nonna, una casa dove non viveva più nessuno, perché non poteva tenere a casa altri gatti, visto che ne aveva altri, il padre non voleva. Però ha detto: vabbè, tanto nel mentre gli trovo una casa. Passano 4 anni. Quindi in questa casa questa gatta conosce lei e il fidanzato, però è una casa vuota, non ha TV, non c'è lavatrice, non c'è aspirapolvere, non è una casa vissuta. Poi, 2 annetti dopo la sua nascita, sempre per strada, questa ragazza incontra Puzzolo, che in realtà prima è Puzzola, perché praticamente si credeva che era femmina. Vi racconterò anche questo, piano 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 piano. Più o meno stava quasi trovando più volte casa per Puzzola, ma Diana comunque non la volevano, ma ormai erano diventati un piccolo branco e giustamente a lei gli dispiaceva. Io l'ho conosciuta quasi subito Diana, l'ho vista un paio di volte da cucciola, me ne sono innamorata, solo che non potevo portarmela a casa perché prima, come sapete, avevo il giardino, quindi quel gatto ha bisogno di una casa chiusa. E a me mi si stringeva il cuore. Io mi ero subito innamorata di lei, proprio amore a prima vista. Cioè, io andavo da lei, lei mi zompava addosso, faceva le fusette alle bavette. Cioè, proprio amore, 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 amore. Quindi ho fatto, visto che sapevo che saremmo venuti a questa nuova casa che non ha il giardino, ho detto: senti, io me li prendo tutti e due, non posso dividerli. Poi due femmine, alla fine le femmine già sterilizzate di gatto hanno meno problemi medici. Di solito hanno un po' di cistite, ma tutto a posto. Ho detto: sì, me li prendo io, me le prendo io, me le prendo io. Ho aspettato di fare il trasloco, ho aspettato di sistemarlo, alla fine me li sono presi. È stata tosta, è stato molto, 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 molto stressante, sia per me ma soprattutto per Diana. Diana è la gatta cieca, la gattina nera ciccina morficina. Vi lascerò dei video dove vi farò vedere praticamente i primi giorni. Questa ragazza me l'ha portata a casa disperata, proprio il terrore, non posso dire nei suoi occhi perché pare brutto, proprio il terrore. Non riuscivo a uscire dalle gambe dell'amica mia, alla fine l'abbiamo messa sopra il mio letto e ci è rimasta 2 giorni senza mai scendere. Ha dormito accanto a me, però io ero un'estranea in un luogo tutto nuovo, poi c'era mia madre, c'è Paolo, c'è mio padre, tutti quanti, quindi tanta gente, tanto rumore, la TV, proprio, oddio! Poi Puzzola all'epoca, Diana
facevano branco, ma litigavano molto spesso a casa loro. Quindi devo stare attenta a dividerli, a stare un casino. Che ho fatto? Ho detto io devo trovare un metodo per dargli fiducia. Allora, ogni volta che mi avvicinavo, ancora adesso faccio così. Faccio questo rumore così lei sa che sta arrivando qualcuno. Oppure se voglio che mi segua o che sta da qualche parte, faccio sopra il letto, sopra le sedie, o rumore sul legno. Sempre con lui così lei mi segue. Adesso non c'è più bisogno, però all'inizio l'ha aiutata tanto. Che poverina ha dato un sacco di capocciate, ma poco tante. Niente, dopo i 2 giorni che è rimasta sul letto, che io gli portavo da bere e da mangiare, alla fine è scesa. Si è fatta un'altra giornata, giornata e mezzo sul divano dall'altra parte di casa. Alla fine, tipo al terzo, all'inizio del quarto giorno, pure lei è esplosa e tipo è scappata. Ha trovato un angoletto che era dentro il mio bagno e se l'è fatta addosso. Mamma mia, poverina, poverina. Oppure da dove la trovavo che stava rannicchiata, io mi ci avvicinavo, gli parlavo, gli facevo le canzoncine. Allora lei piano piano mi si metteva in braccio, gli dava sicurezza perché comunque poi ha bisogno, trova punti chiusi dove si sente compressa, che almeno sa dove è lo spazio. Cosa hanno dato di molto molto carino? Essendo cieca, lei praticamente, a parte usa tantissimo il fatto, fatti sempre carina, sembra un topino, le orecchie tanto, ma anche la coda. La coda la tiene bassa e fa destra e sinistra e tocca il pavimento come se fosse il bastone dei ciechi. Cioè, geniale. Diciamo che sta tiritera di stargli appresso, eh. Ha quasi capito dopo la prima settimana dove stava la sabbietta, dove era l'acqua, anche il cibo, quindi io dopo le prime 2 settimane non glielo davo più così, perché più o meno si era ambientata, tante craniate, come vi ho detto. Ripeto, vi farò vedere pure dei video, insomma, non so se li metto adesso e dopo, faccio vedere i primi giorni e adesso. E all'inizio, i primi mesi litigavano, erano sempre stressati, ma proprio da così a così. Cioè, adesso dormono insieme, giocano. Diana, da che aveva il terrore di lui, gli fa gli agguati. Cioè, proprio è diventata un'altra gatta. Diciamo che tosto, tosto, tosto sono stati i primi 2 mesi. E poi sempre meglio. Adesso Diana è assurda. Cioè, Diana sale su sul tavolo, sulle sedie, sul letto. Prende i moscerini, le lucertole, fa gli agguati a puzzolo, fa di tutto. Se non sai che è cieca, non te ne rendi conto. Io la adoro. Poi è coccolosissima, dolce, solo con me. Con me e col mio ragazzo. Tipo, mio padre ancora non si è fatto accarezzare, ma è stronza, è una zoccoletta. Perché se ci si mette del cibo sul dito, glielo lecca, però non si fa fare le coccole e scappa. Oppure la sera che torna a casa ringhia. Io ho il gatto da guardia. Che altro dire? È stata tosta, sicuramente, ci vuole pazienza, ma vi ripaga di un amore immenso che veramente pochi animali possono dare. Ah, e poi arriviamo a Pussolo, però c'è anche la storia di Pussolo. Di Pussolo, Pussolo. Allora, quindi era Puzzola, perché praticamente questa gatta, molto pelosa, molto bella, ciccione se n'è andato, ha un orecchio tagliato, quindi hanno capito che è stata sterilizzata. Il puzzolone non se lo tira mai fuori ed è pieno di pelo, quindi per 2 anni la mia amica pensava che era femmina. Non aveva la possibilità di farlo vedere a un veterinario, è femmina. Quando è venuta a casa mia, subito dopo poco, si è sentita male. Vedevo che faceva difficoltà a fare pipì. Io lo dico al veterinario, mi fa, vabbè, se è femmina, castrata, sarà cistite. Fa, portami un campione d'urine. Ho difficoltà enormi, glielo porto. Dice sì, c'è un'infezione. Gli diamo delle medicine, alla fine, tipo 2 giorni dopo, vedevo che provava per tutta casa a far pipì. Ah, mi sono scordata. Il primo mese, infatti, cosa? Io vado, mami! Io vado una marea di gatti, ma proprio tanti. Questo 3-4 volte mi ha pisciato sul letto e sui cuscini.
Cioè, io dicevo, ma che me sono fatta un cane? Ero disperata. Dovevo chiudere la porta della camera, lavare tutto. Ho buttato cuscini, tutto puzzava di pece. Ma quando mai un gatto? Dicevo, starà male, mi vuole far capire. Ma poi andavo dal veterinario e stava bene. Non era possibile, non era possibile. Guarda sto gatto che stronzo, guarda sto gatto che stronzo, porello. La mattina continuava, ma vedevo che faceva fatica, non ce la faceva. Una certa l'abbiamo trovata mia madre sul salone con una scia di sangue. Oddio santo. Oh madonna, poi faceva. Sta gatta è grossa, cioè sono 7 kg, è un gattone, ce l'ho da un mese, non è che mi conosce. Mo come la porto a vedere, mo come faccio a porto il portasportino, lo apro, fu, si è ficcata solo dentro. A posto, genio. Corri, 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 vai, vai, vai. Mi fa, prima di tutto, mi fa maschio sterilizzato. Femmina sterilizzata? Sì, maschio io. Femmina, maschio, femmina. E lui, oddio, maschio. Quindi, da puzzola, abbiamo scoperto che è puzzolo. Quindi, essendo maschio sterilizzati, i maschi sterilizzati sono molto delicati per il cibo. Perché il cibo da 4 soldi, quello dal supermercato, provoca calcoli renali. La vescica del maschio è corta e stretta, invece la vescica della femmina è lunga e larga, è per questo che succede di meno. Quindi aveva la vescica stracolma di calcoli renali e tutto il condotto urinario fino alla punta del pene un tappo, un unico tappo. L'hanno operato, è stata una settimanella dal veterinario, si è ripreso, però deve mangiare. Bere solo acqua oligominerale e mangiare. Ha fatto una cura, una settimana antibiotici, antidolorifici e 8 mesi di cibo urina riesce che c'ha dentro la medicina per sciogliere tutti i calcoli. E adesso devo continuare a mangiare determinati cibi che compro su internet e sto attenta, ma quelli me li sono fatti consigliare al veterinario perché devono prevenire sti calcoli renali. Quindi comunque c'è anche un costo sul cibo, però. Più spendi di cibo con gli animali, meno spendi del veterinario. Perché mi ha detto, guarda, probabilmente se non stai attenta ritorna. Mo, prendo le corna, io ci sto molto attenta, puzzolone. Ora, più è passato più di un anno. Sì, è un anno e mezzo, quindi ancora regge. Ma e noi stiamo attenti, continuiamo a stare attenti. Che dire, puzzolo, come potete vedere, sta sempre in tutti i video. Lui non è un grande, grande coccolone, ma deve stare dove stanno le persone. Tutte e due dormono con me. Diana è coccolosissima, io l'adoro. Ha fatto un cambiamento fantastico. Però sono proprio contenta per lei. Per tutti quelli che non l'hanno voluta, siete dei cretini perché vi siete persi il più grande amore della vita vostra. Che altro dire? Devo farla vedere, ma i puzzoni stanno in giro. Bimbi. Si sono dati, quindi vi farò vedere foto e video del prima e del dopo. Io credo di aver parlato una cifra. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qui. Non vi spaventate se adottate degli animali con handicap, perché all'inizio sarà tosta, ma poi sarà tutto in discesa. L'amore che vi danno è molto più grande degli altri animali, veramente. Se affezionano a voi in una maniera maniacale. Ed è bellissimo perché sai che gli puoi dare una seconda chance. Fatelo, non vi bloccate. Quindi prendete animali che hanno problemi. Non li andate a comprare, vi prego. Io sarò pure rompioni, ma perché io devo andare a comprare un essere vivente? L'adotto, gli do una casa, cioè, lo aiuto. Ce ne stanno una marea, che siano cani e gatti nei canili, per strada, gente, animali che hanno gente, perché li tratto come di famiglia. Comprarli lo trovo veramente brutto. Sia gatti che cani che altri animali, brutto, brutto. C'è bisogno di comprargli gli animali. E niente, dopo sto bando sull'animale, se avete storie di animali e foto mettetemi su Facebook, parliamone perché mi fa sempre piacere, adoro gli animali, forse non sarà capito. E niente, vi ringrazio e al prossimo video, ciao! Ma come facevo a non farti vedere che sei così tenerella? Ciao piccolina, e lei è tenera, c'ha bisogno di tutte coccoline, mami. Eccola la tenerella, è tutta coccolille. Tutto sotto buona. E quante coccole fa, mami? Porri porri.
Chissà Puzzolotto dove sta. Quello è il frigo. Bravo amore, fino adesso non ho mai sbattuto. Brava, brava, sei stupenda. La cucina più o meno per Puzzola. Non c'è te Puzzola. È tremenda sta Puzzola, non te lascia in pace. Hai trovato il mio bagno. Hai trovato il mio bagno? Lì c'è pure un bel nascondiglio. È vero, eh. Qui sotto c'è un bel nascondiglio, amore. Ti ce lascio qui? I salti sono troppo belli. Con ste chiappate cicciotte. Di chi sono ste chiappate cicciotte? Di che giorno? Ha preso. È tutta tua. È una trascina. La pallina. Pallina. Anna, amica mia, sono qui per te. Di che si tratta? Poker, calcio, corse di pony? Diabolico. E io ho perso parecchi soldi su sorelle Williams. Mai fidarsi di un sederone e un sorriso.